e bentornati. Oggi parliamo di Luna Park. Il Luna Park è uno di quei luoghi dove grandi e piccini vanno per passare un po' di tempo e quindi rilassarsi e divertirsi. Purtroppo per alcune persone non è stato proprio così. Al contrario, è stata una di quelle esperienze che difficilmente un essere umano potrebbe dimenticare. Quindi mettiti pure comodo e assicurati di aver chiuso bene a chiave la porta, perché non si sa mai chi potrebbe venire a bossarti dietro. Nel primo video, due donne e un uomo decidono di farsi un giretto su una giostra. L'uomo incomincia a registrare col telefonino. All'inizio sembra tutto normale, solo puro divertimento, tranne per un particolare. La donna che viene indicata con la freccetta non dovrebbe essere lì. Nell'arco di quel tempo, l'uomo che registrava non si era accorto di quella donna. E per di più, una volta sceso e aver rivisto le immagini, tutti e tre affermarono che quella donna non doveva essere proprio lì, non era una loro amica. Ma allora chi era? Chiedendo un po' in giro, i quattro riuscirono a scoprire che, anni fa, su quella giostra era morta una donna carbonizzata. Infatti, se andiamo a rivedere le immagini, si può notare che la donna ha il viso bianco lucido e ha delle strane ustioni sulla faccia. Sarà forse l'anima di quella giovane donna che è tornata lì per rivivere l'istante prima di morire? Voi cosa ne pensate? Nel secondo filmato si può notare una ragazzina che entra nella sua stanza. Sembrerebbe tutto a posto, tranne per il fatto che sotto le coperte del suo letto qualcosa si sta muovendo. La ragazzina, un po' impaurita, si fa coraggio e alza la coperta. Una volta alzata, però, scopre che lì sotto non c'è nulla. Allo stesso tempo, la porta della camera si chiude di colpo. La ragazzina si spaventa, ma poi prova ad aprire la porta e fugge via. Nel terzo filmato, un ragazzo ha caricato un video che riguarda lui e la sua ragazza. Servendosi di una telecamera notturna, riprende lui e la sua ragazza mentre dormono. Ciò che la telecamera cattura terrorizzerebbe chiunque. Quasi allo scoccare della mezzanotte, la ragazza viene presa da delle piccole convulsioni. Dopo ciò, si alza di colpo, gira il suo sguardo verso la telecamera e incomincia a spalancare la bocca in un modo veramente strano. I suoi occhi sembrano quelli di un demone e la sua bocca si deforma in un modo spaventoso. Non so a voi, ma a me questo sembra proprio un caso di possessione demoniaca. Nel quarto e ultimo filmato, un ragazzino riprende la mamma. La donna è scivolata e ha battuto la testa. La cosa più strana e inquietante, una volta ripresa, la donna mostra gli occhi completamente bianchi e incomincia a dondolarsi, canticchiando una strana canzone. Questi sono i video più terrificanti di questa settimana. Ne avrei potuto mettere altri, ma ho preferito non terrorizzarvi più di così. Il video finisce qui, ragazzi, e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!